152esima puntata dei Rompiballe Show. Olè, 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 i Rompiballe Show. Olè, 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 i Rompiballe Show. Olè, 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 i Rompiballe Show! Allora, vi racconto l'avventura che abbiamo vissuto io e mio amico sabato scorso. Siamo andati in un locale a Milano, più o meno in zona Navigli. Allora, arriviamo lì con la macchina. Allora, giro, non trovo parcheggio. Faccio un altro giro, non trovo parcheggio. Faccio ancora un altro giro, non trovo parcheggio. Allora, e giro, 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 e giro,
Non sto lì a puntualizzare che cosa. Va bene, però avevo visto che c'era gente che parcheggiava la macchina, occupava due posti. L'altro parcheggiava su un marciapiede. Ah sì, allora, visto che fa detta mare così, che nessuno gli fa niente, trovo che io parcheggio alternativo. C'era il naviglio secca, ho detto, parcheggiamola lì, dentro il naviglio. Tanto alla fine mica dà fastidio. Gli altri sì che davano fastidio, parcheggiati su marciapiede oppure che occupavano due posti. Ma no, la mia macchina dentro il naviglio secca non dava fastidio. Niente, andiamo dal locale, ci divertiamo, beviamo la birra, tutto quanto, usciamo. Oh, non c'era mica il vigile che mi voleva fare la multa perché aveva parcheggiato nel naviglio. Oh, vado là, ho detto, ma, mi scusi, ma mi vuole fare la multa perché ho parcheggiato qua. Mica è un parcheggio qua, qua è il naviglio, è un canale. Ah sì? Aspetta un attimo. C'è Campolone! C'è Campolone! C'è Campolone! C'è Campolone! Trasforma il parcheggio, il naviglio in un parcheggio, sì! Trasforma il naviglio in un parcheggio, sì! Trasforma il naviglio in un parcheggio, sì! A un certo punto un boato, una luce mega galattica, e ta! Asfalto con tanto di righe per il parcheggio! Ha detto! Hai visto, caro mio vigile, che è un parcheggio questo qua! Fammi la multa adesso! Beh, allora così non posso farti niente, vai! Ho preso, sono andato, ovviamente era una cosa a scadenza, dopo 30 minuti è tornato tutto uguale, però io tanto la multa non l'ho presa, ciappa su e porta a casa! E poi dopo, scusami, mi voleva fare 70 € di multa! Ma io dico, ma poca luce, queste multe! Arrivederci, alla prossima puntata! I rompibale show. Olè, 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 i rompibale show. Olè, 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 i rompibale show.